Emanuele, spiegaci il simbolo della CDP, il pipistrello che... Prego. Certo, allora, il pipistrello in Occidente è associato fondamentalmente all'oscurità, è un simbolo notturno, talvolta anche negativo. Invece ci piaceva sottolineare il contrasto col modo con cui è visto in Oriente. In Oriente è un simbolo di prosperità, molto spesso viene regalato agli giovani sposi, e inoltre è un simbolo di continua rinascita ed evoluzione. Vive infatti nelle grotte, e dalle grotte esce ogni notte, quindi ogni notte è come se si rinnovasse. E inoltre c'è anche una leggenda, probabilmente i biologi non siamo d'accordo, ma nella leggenda orientale i pipistrelli cacciano insieme e se uno è in difficoltà gli altri lo soccorrono. Ecco, questa è una delle immagini più importanti che ci piaceva dare, il concetto di poter essere validi combattenti, ciascuno per se stesso, ma soprattutto fare la propria forza nell'unione e nella condivisione. Questa è l'idea che la CDP vuole trasmettere a tutti i suoi praticanti e non solo. Tra i praticanti abbiamo un testimonial importante, l'attore William, attore anche modello, William Imola. Buongiorno William. Buongiorno a tutti. Sì, io sono praticamente 3 mesi che sono entrato in questa grandissima scuola CDP, di cui io devo ringraziare molto perché mi sta dando a livello mentale una forza incredibile. Io voglio ringraziare tutte quelle persone che sono all'interno della scuola, che soprattutto lavorano per far crescere le persone a livello tecnico, veramente, guarda, io sono rimasto sorpreso. Ti vediamo in forma infatti fisicamente. Sì, devo dire. Anche Luca, no? Sì, moltissimo. Devo dire. Un bellissimo ragazzo, anche un ottimo guerriero. Cosa stai facendo adesso, William? Cosa stai qui? Adesso nella scuola praticamente mi stanno insegnando a combattere con il coltello. Anche, noi... oltre che nella scuola, anche nel cinema, so che tu sei tra gli attori delle squadre antimafia, no? Nel casting. Sì, ho fatto delle piccole cose, giustamente sono inizi carriera, quindi dobbiamo iniziare come tutti quanti, piccoli passi per poi arrivare a fare grandi passi. Quindi giustamente anche tramite la CDP, che a livello mentale aiuta molto le persone comunque a crescere, e poi devo dire Paolo che veramente ho notato il loro lavoro con i bambini. È una cosa molto, molto importante perché i bambini vengono formati da questi maestri che sono veramente fortissimi, devo dire, e quindi bisogna veramente ringraziarli per il loro lavoro che fanno. Mi ricordo, non so se proprio Confucio disse, l'importante non è correre per arrivare al successo, ma non fermarsi, giusto Emanuele? L'ha detto? Assolutamente, sì, potrebbe essere tranquillamente. Quindi la politica dei piccoli passi di William. Fondamentale, anche il più lungo dei viaggi comincia con un piccolo passo, quindi è importante in tutti i percorsi evolutivi, nelle arti marziali in particolare, avere il coraggio e la volontà di andare avanti, perseguire, di non mollare. Assolutamente, perché le arti marziali hanno un pregio e una difficoltà enorme, ci mettono veramente davanti a quello che siamo, senza fronzoli o senza orpelli. Tutte le nostre difficoltà, le nostre paure, i nostri limiti vengono fuori con le arti marziali. Riuscire a trovare il coraggio per superare e andare avanti ci dà quel coraggio che ci serve anche per la vita e per affrontare le innumerevoli difficoltà che sempre ci vengono poste innanzi. E quindi questa filosofia anche, mi dicevi, viene praticata anche come filosofia da manager, no? Dicevi per esempio dell'arte della guerra, da Napoleone, ma anche da manager, perché per arrivare al successo, quindi anche nello spettacolo, nell'economia. No? Assolutamente, il Sun Tzu, lo stratega cinese del 600 avanti Cristo di cui si parlava, viene tutt'oggi letto e prescritto ai giovani manager o comunque a coloro che vogliono intraprendere un'attività di un certo livello. Questo proprio perché l'andare avanti è un requisito fondamentale per le arti marziali. La pazienza anche, no? La pazienza poi è fantastica. Ci si confronta con un qualcosa che è oggettivamente più forte di noi. Sappiamo che con la sola forza non riusciremo a vincere, quindi è importante adottare altri principi, utilizzare la mente, utilizzare competenze e concetti filosofici e anche fisiologici più avanzati che ci consentono di avere la meglio anche su un ostacolo, su una forza, su un avversario maggiore e più forte di noi. Bene, chiudiamo con William. Io volevo chiudere ricordando che per me una delle cose più importanti oggi nella vita è l'umiltà. Uno credo che dei valori più belli che ci siano, e credo che ad oggi non tutte le persone purtroppo hanno, e questo è veramente veramente triste, quindi anche perché dobbiamo essere reali e dobbiamo guardare anche a volte la realtà,
di come si svolgono i fatti nella vita. Basta aprire un telegiornale che vediamo veramente tantissime cose che oggi come oggi sono sconvolgenti. Quindi io posso dire che veramente la CDP è una scuola che farà crescere tantissime persone e che veramente porterà a livello non solo italiano ma anche nazionale veramente un grandissimo marchio e un grandissimo insegnamento. Quindi la cosa che vorrei dire è proprio questo, che credo che la calma è la virtù dei forti, una delle cose che credo che ad oggi William, deve essere un tesoro. Grazie William, quindi ringrazio Paolo sempre per... Stai anche producendo un cortometraggio? Sto producendo il mio cortometraggio. Il titolo, lo vogliamo dire, soltanto il titolo, poi tra qualche settimana, qualche mese lo vedremo, però... Mi stai chiedendo un po'... Non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire per una questione di... Comunque stiamo preparando un cortometraggio da me scritto, ho un fantastico staff che praticamente ci aiuterà in queste riprese, spero che ci verrai a trovare anche sul set. Senza dubbio, poi dovremmo fare anche un qualcosa coinvolgendo anche loro, no? Sicuramente. A livello sicuramente. Di film, perché no? Facciamo un film di arti marziali... Ricordando il nostro amatissimo Steven Seagal, poi tra l'altro che a livello di arti marziali è uno dei migliori. Bene, ok, allora un saluto anche alle tue tante fan. No? Io saluto tutte le mie fan e soprattutto ringrazio tutte le persone che oggi credono in un qualcosa e soprattutto per dare un futuro migliore a questa Italia. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Bene.